Sì, da Summer Camp, come dicevamo prima, con il direttore generale del settore giovanile del Crotone, Gino Porca, oltretutto un grande amico e un calciatore che qui ha lasciato un mondo di bene. Abbiamo Mister Drago, il mister del sogno, sogno svanito all'ultimo, ma ha una giornata importante, comunque la gara col Bari, il record di punti e soprattutto di un contratto importante. Sì, insieme alla società abbiamo deciso di continuare questo matrimonio, che era per me la priorità, come penso anche lo fosse per la società, quindi siamo contenti di poter continuare questo progetto, sempre con la valorizzazione dei giovani e con l'obiettivo principale che rimane sempre la salvezza, anche perché dovremmo rinnovare la squadra in toto e quindi sarà sicuramente un anno difficile. Un rinnovo contrattuale che, come già lei ha detto, un'altra scommessa, perché il Crotone si scommette sempre e si scommette sui giovani. Qual è il ricordo di un'annata appena conclusa? Il fatto di riportare tanta gente allo stadio sicuramente nella partita col Bari è stata, come hai detto tu, una giornata memorabile. Noi abbiamo fatto una carrellata guardando quelle che erano le presenze allo stadio a inizio campionato e poi aver riportato 11.000-12.000 persone alle sue uscite per noi è sicuramente motivo di grande orgoglio. Poi è una squadra giovane, una squadra che ha divertito la gente, che ha dato grande soddisfazione ai propri sostenitori. Una squadra che ha giocato il miglior calcio. Ma questo non devo essere a dirlo, sicuramente molti, ce molti, la maggior parte, anzi tantissimi ci hanno accreditato questo fattore, che per noi è un valore aggiunto, anche perché, ripeto, avendo una squadra giovane non era facile proporre un calcio piacevole. L'abbiamo fatto, ci siamo riusciti, abbiamo fatto tanti gol, abbiamo fatto divertire la nostra gente e questo è l'aspetto principale. Si riparte con gli stessi stimoli dunque. Ma sicuramente, anzi ancora maggiori, perché il lavoro che dovremo andare ad affrontare sarà ancora più gravoso, perché, ripeto, è una squadra nuova, una squadra ancora giovane e quindi le incognite stanno sempre dietro l'angolo, quindi speriamo di partire subito bene per poter fare un buon campionato. Con la consapevolezza che noi di Non Solo Sport seguiremo un altro campionato con una persona disponibilissima e splendida come Mister Drago. Grazie, ti ringrazio per i complimenti e ringrazio voi per l'organizzazione. Ne approfitto per complimentarmi con gli organizzatori della Sila Campus perché veramente hanno creato una bellissima struttura. Grazie ancora. Grazie, Mister.